Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre Desk vi parla e oggi sono qui per spiegarvi un po' di cose sul Cinoid Simulator, che è la versione Cephalon Suda del Simulator. Se vi ricordate, nel video che avevo fatto sul Simulator avevo spiegato che era un'arma molto interessante, dalle meccaniche di fuoco complicati ma appunto intriganti, particolari da usare, faceva anche tanti danni ma purtroppo aveva un ritmo di gioco molto lento che non si sposava benissimo con il ritmo più frenetico che ha effettivamente Warframe in quasi tutte le situazioni. Andiamo ora però a confrontare la versione Cinoid con quella base e vi farò capire, vi spiegherò come siano riusciti a rendere la versione Cinoid molto più in linea con la velocità di gioco di Warframe, quindi a mio parere decisamente più giocabile rispetto alla versione base. Possiamo vedere che il danno base è rimasto uguale, quindi danno innato magnetico, 50 danno base, lasciamo perdere precisione, ratio di fuoco leggermente incrementato, non è un'arma critica, comunque i valori di probabilità danno critico sono rimasti invariati, così come anche lo status. Abbiamo però 5 colpi in più nel caricatore e un secondo in meno nel tempo di ricarica, quindi un'arma già da questo punto di vista più svelta, più veloce, perché comunque ci fa perdere meno tempo perché abbiamo sia più munizioni sia un tempo di ricarica ridotto. Per quanto riguarda i danni per stack, innanzitutto cosa vuol dire? Quest'arma, se vi ricordate, ogni volta che spariamo i suoi colpi, spariamo delle sfere che si vanno a unire. Ogni volta che si uniscono fanno un'esplosione. La prima esplosione è la prima stack, la seconda esplosione è un'altra stack e via via di stack in stack aumentano i danni ad area di quest'arma. Qui ci indica il danno minimo e massimo, credo, di una stack, anche se anch'io sono un po' confuso su questo concetto, ma in sostanza penso che ci facciano capire che hanno aumentato leggermente il danno minimo e ridotto leggermente il danno massimo. Quindi nulla di pazzesco, più o meno rimane identico a come era prima. C'è un'altra cosa in realtà che cambia e che non possiamo leggere in queste caratteristiche. La cosa che cambia è che prima per generare un vortice servivano 5 sfere, quindi dovevamo sparare 5 sfere una dentro l'altra, comunque aspettare che si fondessero, per creare un vortice. Adesso in realtà ne bastano 4. Però c'è una cosa da precisare, Split Chamber ci fa sparare 2 sfere al posto di una, quindi se ne bastano 4 e Split Chamber non ci tradisce e fa sfruttare quel suo 90% di probabilità di multishot, ci basteranno solo 2 colpi, 2 sfere, doppie chiaramente grazie a multishot, per creare un vortice, quindi anche da questo punto di vista l'arma diventa più veloce, più svelta e più reattiva rispetto a prima. Quindi vi assicuro che effettivamente merita. Poi da quanto ho letto in giro, anche se non ho avuto modo chiaramente di misurarlo concretamente, perché purtroppo in Warframe non c'è un metro che posso stendere per rendermene conto, mi pare che sia aumentata l'area d'effetto delle esplosioni e questo contribuisce ancora di più a renderla notevolmente migliore rispetto alla sua versione base. Andiamo poi a parlare del suo effetto Entropy, che è l'effetto dovuto alla sua appartenenza al Cinoid, quindi al Syndicate Cephalon Suda. È in grado di applicare un danno ad area di 1000 danni magnetici nel momento in cui riempiremo il simbolino Cephalon Suda presente in basso a destra sul nostro schermo e lo potremo riempire facendo danno sui nemici. Questo danno magnetico ovviamente è utilissimo contro i corpus, un po' meno contro le altre fazioni, ma contro i corpus è veramente devastante. In più, cosa farà? Ci potrà ristorare il 25% dell'energia base e incrementare il nostro valore base dell'energia del 25% per 30 secondi. Quindi, nonostante faccia danno magnetico che non è poi così indispensabile ovunque, ci permette però di recuperare energia e questo va bene veramente dappertutto, anzi è cosa graditissima veramente in qualunque missione. Veniamo ora a come ho deciso di moddare Cinoid Simulator. Vi ricordo che quest'arma, un po' come quasi tutte le primarie dei Syndicate, arriva veramente fornitissima di polarità, quindi abbiamo polarità per tutti i gusti, un tratto orizzontale, una V e una D, D che io ho prontamente rimosso e sostituito con un'altra V. In realtà, essendo un'arma che fa danno magnetico di base, potreste mantenere la polarità D per creare un altro danno magnetico, quindi incrementare il danno base magnetico e poi accoppiarlo con il danno che preferite. Tutto sommato potrebbe andare bene così. Io ho preferito ugualmente rimuoverla perché, ragazzi, mi sta sulle palle la polarità D, c'è poco da fare. Cosa ho inserito poi? Split Chamber, Serration e Heavy Caliber, che può andare benissimo anche maxata. Per quale motivo? Perché quest'arma non ha una lunga gittata, non deve sparare lontano e l'obiettivo è che le nostre sfere poi si congiungano per creare il danno ad area, quindi l'importante è spararle più o meno nello stesso punto, per il resto ci pensano loro a fare il lavoro, per cui Heavy Caliber va bene anche maxato. Split Chamber è indispensabile su qualunque arma, ma lo è ancora di più sul Simulator, perché ci consente, come vi dicevo prima, di creare un vortice con soli 2 colpi. Serration, vabbè, non sto neanche più a ripeterlo, ci vuole e basta.
Per quanto riguarda i danni elementali, io qui sto utilizzando tutto full magnetico perché ero contro i corpus. Normalmente io contro i corpus consiglio magnetico più tossina. Sul Simulor secondo me si può andare di full magnetico perché fa talmente tanti danni, poi una stack dopo l'altra, quindi un colpo dopo l'altro, che secondo me va benissimo così. Contro Grenier, Infested e Void andate tranquillamente con corrosione più fuoco, che non avrete problemi. Certo, avrete anche questo danno magnetico che non è poi così utile in certe circostanze, ma insomma male non fa, o meglio male ne fa sui nemici, anche perché vi ripeto, quest'arma fa un danno che si accumula una stack dopo l'altra, per cui tutto fa brodo a un certo punto, che voi abbiate magnetico, corrosivo, radioattivo, virale eccetera, comunque i danni si faranno sentire. Francamente non so bene come chiudere l'ultimo slot, non ho ancora abbastanza punti, per cui non è un grosso problema per il momento, ma ho intenzione di formare quest'arma, quindi ci penserò molto. Purtroppo nemmeno con la versione Sinoid del Simulor ci è stata data la possibilità di inserire Firestorm, altrimenti avrei usato quella mod per chiudere. In realtà meglio così, nel senso che a quanto ho capito davvero la versione Sinoid ha un'area d'effetto delle esplosioni maggiore rispetto a quella base, il che significa che noi abbiamo più area d'effetto senza dover nemmeno andare a mettere una mod apposita per poterla incrementare, quindi meglio così. Però davvero non saprei con cosa chiudere, anzi approfitto per chiederlo a voi, scrivetemi magari qui nei commenti qui sotto con cosa chiudereste voi la build del Sinoid Simulor. Una volta tanto sono io che chiedo consigli a voi, facciamo qualcosa di diverso. Comunque ragazzi, io penso di avervi detto un po' tutto, spero vi sia piaciuto anche vedere il video in background, perché comunque si vedevano grandi danni e qualche azione carina. E niente ragazzi, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video, probabilmente sarà un altro video sulle nuove primarie dei Syndicate. Ciao a tutti!